Fino dall'antichità le medaglie erano usate con una funzione commemorativa, ovvero per onorare un sovrano o un governo, ricordare una vittoria militare o celebrare un fidanzamento. Pisanello è riconosciuto come colui che aprì la strada all'arte commemorativa nel XV secolo, realizzando medaglie e ritratti di altissimo livello. La medaglia di Cecilia Gonzaga fu probabilmente commissionata a Pisanello dal fratello di lei, Ludovico, forse per essere affiancata da un'altra medaglia che lo ritraeva, anch'essa opera di Pisanello. Figlia del marchese di Mantova, Cecilia fu istruita dall'umanista Vittorino da Feltre, raffigurato a sua volta in una medaglia dell'artista. Celebre è il rifiuto di Cecilia di unirsi in un matrimonio combinato, evento che nel 1445 la porta a scegliere il convento, dove trascorre il resto della sua vita. Sebbene il suo elegante profilo sul retro della medaglia la raffiguri in abiti secolari da cortigiana. Sul verso è rappresentata un'allegoria della vivacità intellettuale e delle virtù della donna, ricorrendo a simboli classici e medievali che riflettono la sua educazione umanistica. Qui Pisanello raffigura una splendida giovane seduta, solo parzialmente coperta da vesti classiche drappeggiate sullo sfondo di un paesaggio roccioso. Una mano accarezza la testa di un unicorno con il corpo di una capra. La capra rappresenta la conoscenza, mentre l'immagine della fanciulla che doma un unicorno era simbolo di castità. La luna crescente, che sovrasta la scena, rappresenta la dea Diana della mitologia romana. Insieme alla sua immagine, la medaglia favorì la promozione delle qualità di purezza e intelligenza di Cecilia come ulteriore commemorazione della dinastia Gonzaga. La medaglia pertanto rende onore alle ammirevoli virtù della donna e al talento magistrale di Pisanello. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento. Condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!